L'inquilino che ha gentilmente ammaccato il portellone del box numero 3 poteva almeno avere la decenza di lasciare un biglietto di scuse. Firmato a mano, interno 11, cortiotto blu. Non sono stato io ad ammaccare il portellone del box numero 3. Ma da oggi, ogni volta che incrocerò l'interno 11, mi sentirò squadrato come un possibile colpevole. E questa è una delle posizioni per cui non sono fatto. Quella del possibile colpevole. Perché l'unico modo onesto di mostrarmi innocente, di cui sono capace, è non far nulla per mostrarmi innocente e sembrare quindi colpevole. Mi è capitato spesso di subire perquisizioni all'uscita dei supermercati. Forse dovrei andare a parlare con l'interno 11 e chiarire la mia posizione. Ma non si va a bussare alla porta dei vicini a malafede. Questa è la prima delle cose che non si fanno. La seconda è stringere le mani. La terza è fermarsi ad accarezzare i bambini. La quarta, chiamarsi per nome. La quinta, chiedere favori personali. Non pensate male, anch'io all'inizio ho pensato male, perché è tutto ordinato a fin di bene. Il primissimo contatto umano con un condomino è stato il giorno stesso in cui ho traslocato qui. Una persona all'incirca della mia età si è presentata sul mio uscio mostrandomi la richiesta d'acquisto di un nuovo portone blindato per il palazzo. Io gli ho teso la mano, presentandomi per nome, ma lui è rimasto con le dita attaccate al suo foglio e il suo nome ancora oggi lo ignoro. Credo si trattasse dell'interno 5. In compenso, nel giro di 2 giorni un nuovo portone nero di ferro battuto stava solido al suo posto. L'obiettivo della sterilizzazione dei rapporti qui è altissimo: la pace. In altre parole, la massima felicità possibile per ciascuno di noi. Io ero arrivato nel quartiere con l'idea tutta meridionale di creare legami. Ma i legami ci sono già. E sono d'acciaio. Meglio non indebolirli con un eccesso di intimità. Non sfrecciano le auto qui a malafede. Non si stendono i panni fuori dai balconi. Non si gettano oggetti in chiostrina e meno che mai briciole o mozziconi. I cani non abbaiano e per i loro bisogni si usa l'apposita paletta. Ciascuno concorre per il suo a mantenere l'estetica dei fabbricati. Non si violano gli orari di riposo e neanche gli altri orari, se è per questo. Non esistono i rumori molesti qui. Non si occupano le corsie di manovra. Non si scuote la tovaglia di sotto. L'ascensore si mantiene pulito. Non si usano gli aromi della cucina etnica. I neonati smettono di strillare dopo poche settimane di vita. Non si abbandonano i rifiuti nelle parti comuni e negli spazi consortili. E se per assurdo capita di trovare una cartaccia per strada, certamente ce l'ha portata il vento da un altro quartiere. Rientrato in casa, do un'occhiata all'orologio. Sono appena le 11 e c'è tempo per un sacco di cose. Apro le finestre, mi lavo i denti, mi metto in tuta e mi sdraio sul divano. Un bel sole pulito sta spuntando alle spalle della palazzina di fronte. Un'alba in ritardo. Per pranzo mangio macine, latte e 2 mele gialle. Poi passo la scopa elettrica in tutta la casa. Sono solo 44 metri quadrati e col nostro ariete da 1700 watt si fa presto. Cambio gli asciugamani e carico una lavatrice chiara. Quindi metto a mollo le lenticchie. Perdo non più di 20 minuti in tutto, ma stasera Vittoria non potrà dire che sono stato la giornata intera a casa senza muovere un dito. Se c'è una cosa che non tollero è Vittoria di umore nero. Diventa brutta e quando rientra dall'ufficio è talmente tesa che basta una scintilla per farla scoppiare. È il mio barometro, Vittoria. Se lei è felice, le cose vanno bene. Vado a prendere Vittoria alla stazione di Casal Bernocchi e questo è un bel regalo che le faccio. Le risparmio l'ottavo mezzo pubblico quotidiano. La vedo arrancare attraverso il parcheggio piegata verso destra dal peso della sua cartella e per andarle incontro ignoro un divieto d'accesso. L'accolgo con 2 bacioni sulla guancia destra e le spazzolo la testa con il palmo della mano. Lei si schiva, ma ci sta, vuole essere consolata. Povera Vittoria, ha gli occhi lucidi e un musino da bambina offesa. Ogni giorno attraversa la città, andata e ritorno da qui a Viale Parioli. Piedi, autobus, treno, metro, tram, tram, metro, treno, autobus, piedi. Per andare a fare 9 ore di pratica non retribuita presso lo studio di un commercialista amico di un amico di mio padre. Le parole di conforto che riesco a trovare sono: è solo per qualche mese, lo sai, devi essere fortissimissima, troveremo qualcos'altro, prometto e giuro. Ma lei se ne sta zitta con una tempia incollata al finestrino, finché non dice quello che dice ogni volta. Taranto,
Riportami a Taranto. Non ci so stare qui. E io non rispondo. Non rispondo neppure, perché sappiamo entrambi che questa cosa proprio non è possibile. Viviamo in un posto così facile da domesticare, ma non è facile per lei. A tavola mi racconta orgogliosa dei complimenti che le hanno fatto in studio. Dovresti sorridere più spesso, con quel tuo sorriso Ciriani, le hanno detto. E io faccio finta di essere un po' geloso, anche se in realtà sono solo orgoglioso di lei. A fine cena, Vittoria è quasi di buon umore. Ma tu lo dici alle persone che faccio i sacrifici, che ogni giorno attraverso Roma e passo la giornata fuori casa per un rimborso spese di 400 euro e che tengo pure tutto pulito e ordinato senza farti spendere un euro di cameriere e lavanderia? A quali persone? A tutte le persone, tutti lo devono sapere quanto sono bravo. La sua voce è uno scampanellio. Dopo cena telefono a Marcella per invitarla a pranzo da noi una di queste domeniche, ma non risponde. È una mia vecchia amica di liceo che ho scoperto abitare a pochi passi da casa nostra. Lei non sembra mostrare lo stesso mio entusiasmo per la coincidenza. E dopo 6 mesi non siamo ancora riusciti a combinare un incontro. Ho già sonno, ma accendo il PC e scrivo il testo di un'email. Per ora, senza destinatario. Ciao, ti chiedo di dedicarmi un minuto. Mi racconti di un momento, giorno, periodo della tua vita in cui hai sentito di essere felice? So che il solo pronunciare la parola felice richiederebbe premesse e precisazioni da riempire libri. Per questo ci rinuncio, sperando che la parola evochi un qualche significato comune cui fare riferimento. Mi bastano poche righe, scritte con spontaneità, una testimonianza. Direi che è meglio evitare eventi troppo singolari, tipo matrimoni, nascite, primi baci, battesimi, viaggi, eccetera. Grazie. Salvo in bozza, spengo e raggiungo Vittoria a letto. Per dormire attaccata a lei mi tolgo il pigiama. Stasera è una stufa. Gio, mi prometti che non mi lascerai mai? Sussurra quando mi sono quasi addormentato. Certo, Vic, le rispondo. Ma mai, ma mai, ma mai, ma mai. Mai. Respiro prima di cadere nel sonno. Sogno. Sogno il mio balcone, invaso da rami, grandi fiori e felci. Una foresta nel mio balcone. Ci cammino attraverso per centinaia di metri, prima di arrivare alla ringhiera e guardare fuori. Davanti a me, Fontana di Trevi. Accanto alla fontana, la villa estiva della mia famiglia, con il giardino intorno e lo Ionio alle spalle. Accanto alla villa, il palazzone del mio ufficio, con un parcheggio libero proprio davanti al portone principale. Si sogna così, a malafede. Grazie a Michele Alaic, grazie a Maurizio Cotrona, attualmente il suo libro è in vendita in libreria e ora ci vediamo.